some more, it's tricky. And girls enjoy, they feel so lucky. Loving it, quits running out that door. Calling their mom while they're licking the floor. Like how the funky monkey talking, walking stores. And Tel Aviv è davvero una città piena di energia, merita di essere visitata. Perché? Innanzitutto per il mare e il clima. Ci sono 300 giorni di sole all'anno e 14 km di litorale. Per il suo skyline sorprendente da vera metropoli, una città che non dorme mai, centro economico e politico dello Stato di Israele. Per il suo fascino orientale, vale la pena perdersi nei souk e nei mercati. Per il grande fermento artistico, musei, gallerie e tanta street art. Ma soprattutto per la grande libertà sessuale e la sua travolgente vita notturna. Effetti personali vi racconterà molto di più grazie alle nostre guide e ai loro itinerari. Simon ci farà vedere la Tel Aviv più alternativa, Ariela ci accompagnerà nei luoghi della cultura, Shirley ci mostrerà l'antico borgo di Jaffa e con Chiara seguiremo il richiamo della lunga notte di Tel Aviv. Come sempre, ho bisogno di un illustre viaggiatore che l'ha conosciuta e amata. Visitiamo Tel Aviv attraverso i ricordi di Roberto Farnesi.